Amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata di Don Leonardo Risponde. Vedo già diverse domande, quindi cominciamo subito con le risposte, in modo tale che speriamo, almeno per una puntata, di rispondere a tutte e di non lasciarle indietro. Bentornati, dico anche in questa diretta, come ho detto in qualcun'altra, che adesso in concomitanza con l'inizio del periodo estivo non si ferma Don Leonardo Risponde, sicuramente non per il mese di luglio, forse la seconda metà di agosto. Poi comunque darò comunicazioni, potrebbero però le dirette essere leggermente diradate, quindi non avere una cadenza settimanale, ma magari quindicinale, adesso vediamo un po'. Comunque così c'è più tempo di accumulare e informazioni da sapere. Io se posso anche suggerire, come dire, per una maggiore proficuità di questa trasmissione, bene. Magari che se uno si porta qualcosa dietro, essendo questo un target un po' una possibilità un po' pubblica, quindi anche segnarsi qualche domanda che vuoi fare, magari anche adatta a un contesto pubblico, possa aiutare anche gli altri, così averla pronta, insomma, quando poi si arriva ad una puntata. Allora, Titti Bruni scrive: "Buonasera Don, se il Signore chiede un grosso sacrificio e tu lo accetti con tutto il cuore per amore suo, ma resta comunque la sofferenza tutta umana." Allora, figlia cara, un sacrificio è un sacrificio, quindi un sacrificio non è, come dire, un atto che procura piacere. Un sacrificio è un atto che procura dolore, cioè non sarebbe un sacrificio. La gioia che deriva dal compiere un sacrificio non è che coincide con il piacere, ma è un fatto appunto tutto spirituale, cioè. Se quel sacrificio è chiesto da Dio, sappiamo che è gradito a Dio, o sappiamo che porta dei frutti benefici, ce ne rallegriamo perché sappiamo che la nostra sofferenza non è vana, ma è sempre sofferenza. D'accordo? Quindi anche Gesù in croce, insomma, soffriva infinitamente, ma era felice della sofferenza non perché non soffrisse, ma perché vedeva il frutto e l'esito, benefico purtroppo non per tutti. Non per volontà sua, non per tutti, ma per ingratitudine e disinteresse da parte dei destinatari, però vedeva che almeno per molti tutto quello che ha sofferto, che stava soffrendo, avrebbe avuto un buon fine. Quindi è normale che si soffra, insomma, altrimenti, ripeto, se non si soffre, non stiamo dinanzi ad un grosso sacrificio. Melinda Mela chiede: "Buonasera Don Leonardo, ho discusso con persone che affermano che l'unica messa valida sia la Vetus Ordo e la Novus Ordo sia invalida, perché le parole della consacrazione al Novus Ordo sono state cambiate." Allora, Melinda Mela, come sempre, ci vuole innanzitutto un grande rispetto per tutti e per le opinioni di tutti, anche se evidentemente erronee, no? Allora, facciamo subito prima uno step principale, cioè le norme liturgiche. Qui i canonisti sarebbero sicuramente più bravi di me, ma questo insomma non serve, credo, avere la laurea in diritto canonico per conoscere questa cosa, insomma basta anche un povero prete come sono io, no? Le norme liturgiche sono scritte nei libri liturgici da chi? Dalle autorità della Chiesa, sono scritte, cioè andiamo proprio, come dire, a fare un pochino, cioè il messale, il libro con cui è amministrato il battesimo o la penitenza o l'unzione degli infermi, da dove escono? Mica qualcuno penserà che scende un arcangelo magari, insomma, dal cielo e ci porta il libro di testo già scritto. Evidentemente no. Sono scritti da uomini di chiesa, cioè da persone materialmente incaricate dalle autorità competenti di redigerli, poi vengono revisionati, poi vengono approvati dalle norme legittime e dalle autorità competenti, e alla fine poi promulgate dalla Santa Sede, dal Papa. Punto, d'accordo? Quindi, cioè, su questa attività, una volta che un libro liturgico viene ufficialmente promulgato, questa questione non ha ragione di esistere. Capito? Perché nella Chiesa, coloro che hanno ricevuto da Dio il compito di fare questo lavoro sono i vescovi e il Papa. E una volta che quel lavoro è fatto, è finito, c'è la discussione.
è finita. Ti può piacere o ti può non piacere quello che è stato fatto, può essere perfettibile o meno, insomma, non è detto che non si tratti di una cosa, cioè su queste cose che fanno comunque parte della legge della Chiesa, anche se evidentemente hanno un fondo dogmatico, perché i sacramenti sono sette, che sono sette dogma di fede, insomma, gli istituti di Gesù Cristo non istituisce la Chiesa, però le modalità di amministrazione e di celebrazione dei sacramenti sono stabilite dalle norme della Chiesa. Punto. Immaginate, cioè, chi pensa che un libro liturgico possa dare vita a un sacramento invalido? Ma io dico, io sono specializzato in ecclesiologia, però mi accorgo che molte volte i grossi problemi che ci sono in giro sono problemi ecclesiologici. Cioè, se uno pensa una cosa di questo genere, deve andarsene dalla Chiesa cattolica, cioè dovrebbe legittimamente andarsene. Si inventa una chiesa sua, si fa qualche setta, non lo so che cosa può fare, ma cioè, se noi non crediamo che la Chiesa è una costituzione divina, che il ministero dell'ordine sacro, in particolare il compito dei vescovi e del Papa, sono di origine divina, sono i successori degli apostoli e di San Pietro, e quindi hanno da Dio la facoltà di pascere, di guidare e di governare il gregge. Cioè, se questi potessero, come dire, fare un libro liturgico che autorizza la celebrazione di un sacramento invalido, ma cioè, chi è che lo stabilisce una cosa di questo genere? Tra l'altro, chi è che stabilisce una cosa del genere? Qualcuno afferma? In base a cosa? Questa è la prima cosa da dire, d'accordo? Perché poi adesso entriamo nel merito. Non è vero che le parole sono cambiate, perché io la celebro la messa antica, senza fissazioni e senza esaurimenti, insomma, no? È una cosa bella. C'è la forma ordinaria del rito romano e c'è la forma straordinaria del rito romano. Come Benedetto XVI ha detto, io sono dell'idea che occorre una, come dire, grande pacificazione nel cuore. Cioè, la storia della Chiesa ha 2020 anni, anzi un po' di meno, facciamo 1990 più o meno se consideriamo la sua epifania storica, non il suo aspetto misterico, se non il discorso si amplia, diciamo che dal tempo di Nostro Signore, quando l'ha, come dire, plasmata nella sua dimensione embrionale ed essenziale, fino alla manifestazione della Pentecoste, siamo intorno al 30 d.C. Cioè, quello che noi viviamo oggi comprende in sé, questa è proprio la struttura intrinseca della Chiesa, quello che abbiamo vissuto in tutti quanti i 2000 gli anni. Non è che quello che facevano 100 anni fa, come scrisse Benedetto XVI nel famoso Motu Proprio Summorum Pontificum, non è che 100 anni fa si sbagliavano o facevano delle cose strane. Noi adesso che siamo tutti quanti ultra competenti, ultra scienziati, ultra scientifici, abbiamo capito tutto. E che quelli hanno fatto un sacco di corbellerie. Questa non è una visione cattolica, non è neanche una visione ecclesiologicamente corretta, una visione deviata, sbagliata. Ecco, quindi non ci deve essere nessuna remora, a mio modestissimo avviso, ad accostarsi alla messa del rito antico, anche impararla a celebrare, e a celebrarlo certamente in forma attualmente straordinaria. L'attuale disciplina della Chiesa prevede questo. Non è detto che, come era diversa in passato, tra 100 anni non possa cambiare o tra 30 anni non possa cambiare. Queste sono cose mutevoli, non sono, come dire, non, la modalità, la ritualità non è come un dogma, d'accordo, che è fisso e non può cambiare, ma è soggetto ai cambiamenti possibili nel corso del tempo, valutati dalle autorità ecclesiastiche. D'accordo? Allora, nel rito antico la forma della consacrazione dice hoc est enim corpus meum. Nel rito nuovo dice hoc est enim corpus meum, virgola, quod pro vobis tradetur. Quindi aggiungere offerto in sacrificio per voi non è certamente cambiare la formula, d'accordo? Ma è aggiungere qualcosa, d'accordo? Cioè, sono le stesse parole che Gesù ha detto nell'ultima cena. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti, dice in lingua latina. Voi sapete tutte quante le questioni, le conferenze, insomma, parlano
pare che la conferenza episcopale italiana, anche il nuovo messale, abbia preferito lasciare il per tutti, insomma, dandogli quella accentuazione che accentua più la, come dire, l'intenzionalità di Gesù piuttosto che gli effetti. Adesso queste sono questioni secondarie, perché il testo di riferimento è sempre il testo latino. Ma nel testo latino c'è tutto della vecchia consacrazione, tranne il Mysterium Fidei, che viene detto dopo la consacrazione, non durante. Ma insomma, non è certamente una cosa sostanziale. Quindi io disapprovo assolutamente questa modalità di procedere, pur evidentemente rispettando sicuramente chi dice queste cose, insomma, avrà anche amore al Signore, alla Chiesa, a modo suo, tutto quello che vuole. Non voglio assolutamente giudicare nessuno, però bisogna anche un minimo avere le idee chiare, cioè, più che queste ultime delucidazioni sul merito, io desidererei che si riflettesse su quello che ho detto prima. Cioè, quando si fanno delle affermazioni, poi bisogna essere coerenti. Cioè, io come faccio? Pure io che sono prete, ho 10 libri liturgici, dovevo cominciare a pensare. Bene, col ditino davanti alle labbra, come bambini che si. Ma sto sacramento sarà valido oppure no? Chi me lo assicura? Che deve scendere qualche arcangelo dal cielo a dirmi: tranquillo, Don Leonardo, celebra sto sacramento perché è valido. C'è l'autorità della Chiesa. È un testo legittimamente promulgato dalla legittima autorità, il discorso è chiuso. D'accordo? Altrimenti non ha senso che esista la Chiesa. Altrimenti andiamo a fare la fine dei nostri, come dire, fratelli cristiani, perché sono fratelli cristiani, ma che vengono dalla Riforma, che con l'idea che ognuno si facesse sempre la Chiesa più bella dell'altra, ha cominciato Martin Lutero e adesso si stanno non si sa quante confessioni protestanti, perché ogni tanto qualcuno, vedendo alcune cose che non andavano in qualche confessione, ne faceva un'altra, e si è perso il conto. Cioè, forse si sa quante sono, ma sono veramente tante, insomma, le cosiddette, non possiamo chiamarle chiese in senso stretto, adesso non facciamo teologia, insomma, dogmatica, no? Ma le comunità cristiane nate dalla Riforma protestante, proprio per questo motivo. Cioè, che se uno comincia a intaccare il principio, ah, lì si va avanti a tempi indeterminati. Chi l'ha detto che tu l'hai fatta bene? Non lo faccio meglio io, faccio meglio tu, faccio. È la fine. È la fine. Cioè, questo bisogna pensarci, a questo qui, eh. Ok. Nicola Vedda chiede che compito amministrante in una parrocchia. Servire l'altare in peccato mortale è peccato, grazie. 12 anni. 12 anni, Nicola. Allora. Certo che servire all'altare in peccato mortale, come tutte le cose che si fanno in peccato mortale, è peccato certamente. D'accordo? Non è come quando un sacerdote celebra la messa, è in peccato mortale, però è preferibile certamente, insomma, quando si va a servire all'altare, stare in grazia di Dio, no? Quindi poi tu parla con il tuo parroco e cerca di capire bene, ecco, di avere la coscienza formata bene, quindi prima di affermare di te stesso che hai commesso un peccato mortale, confrontati con chi ti possa bene illuminare su questo aspetto, no? Perché, ecco, non è sempre facile, dice, a volte pensiamo che un peccato veniale sia mortale e viceversa, a volte invece pensiamo che un peccato che è mortale sia veniale, invece non lo è. Quindi, il ministrante in una parrocchia, ha il compito, come dice il nome stesso, di assistere il sacerdote soprattutto nel servizio dell'altare, e anche se i ministranti sono bravi, io per tanti anni, adesso purtroppo qui non ho avuto questa grazia, per tanti anni ne ho avuti tanti, di servire anche e di assistere il sacerdote anche nell'amministrazione degli altri sacramenti, quindi non solo della Santa Messa, anche se quello è il compito principale. Don Leonardo, si può bestemmiare il demonio? Vincenzo Trapi. Allora, su questo punto le opinioni che io ho ascoltato sono un pochino, non proprio del tutto uniformi a quanto io ne so. Oggi come oggi direi, anche se è una cosa che può scappare, insomma, dire mannaggia al demonio, non, allora, Sant'Alfonso diceva così, che si possono dire, tra virgolette, capite il senso, no? Le parolacce sante. Lui faceva qualche esempio, no? Mannaggia i peccati miei. Ah, questo si può sicuramente dire, no? E se non ricordo male, cita anche mannaggia al demonio. Mannaggia al demonio, insomma, è un'espressione che si usa
si usava un tempo anche da qualche sacerdote, insomma, di vecchia data, no? Di vecchi periodi. Quindi la cosa in sé, essendo comunque il demonio completamente cattivo, non sembrerebbe avere natura peccaminosa. Sant'Alfonso però subito aggiunge, attenzione però, perché se tu lo dici arrabbiato, hai comunque commesso un atto di ira. Quindi dovresti avere come dire, la capacità di dire mannaggia al demonio, cioè proprio tanto per dirlo, insomma, e generalmente quando uno impreca è che sta sfogando un momento di ira, di rabbia, e quello certamente non è un atto di virtù. Questa è la prima cosa da dire. Poi ce ne sono altre due. Una è questa qui: andare a bestemmiare il demonio significa in qualche modo andare a stuzzicarlo, a provocarlo, a sfidarlo. Sfidare e provocare il demonio, noi non dobbiamo averne paura, se viviamo però in comunione con Gesù, con la Chiesa, in grazia, eccetera, eccetera. Ma il demonio bisogna lasciarlo perdere, d'accordo? Bisogna combatterlo con la santità della vita, con la virtù, con la preghiera, con il sacrificio, come diceva prima per la nostra figliola, con la penitenza, ma non sfidarlo direttamente. La sfida diretta al diavolo è una cosa che è da evitare. Lo possono fare entro certi limiti, ben determinati, solo i sacerdoti quando compiono il ministero dell'esorcismo, che possono compiere solo quando ricevono un mandato dall'autorità incaricata di darla, che è il vescovo. Quindi è un atto temerario sotto questo punto di vista, pericoloso. Terzo, che è sempre un criterio di discernimento quando abbiamo qualche dubbio, la Madonna e Gesù direbbero, bestemmierebbero il demonio, punto interrogativo, e qui la coscienza deve dare una risposta. Quindi io personalmente penso, cioè questo dipende anche da quanto vogliamo diventare santi, perché dopo c'è sempre questa grande domanda. Se vogliamo tendere alla perfezione, oppure no, tendere ovviamente alla perfezione, chi vi parla certamente non pensiate assolutamente niente di buono, mi raccomando, insomma, no? Quindi si tratta di tendere. È certamente più perfetto mantenere sempre una grande pace, una grande calma, un dominio di sé che non permetta, diciamo così, alle manifestazioni dell'ira di trovare sfogo. Questo a me sembra la cosa migliore da fare, poi ci si può evidentemente pensare, no? Ecco, spero di essere stato esaustivo anche su questo punto. Giamma Laurenti chiede: buonasera Leonardo, se durante la confessione nell'accusa di un peccato occorre riferirsi anche a circostanze che evidenziano anche comportamenti peccaminosi di terze persone, è lecito fare ciò? Se questo è necessario, certamente, alla accusa della colpa, si può fare. Se non è necessario, no. Cioè, per esempio, adesso non ricordo bene, dovrebbe essere così, però se uno ha commesso, come dire, un peccato de sexto, non solitario ma con un complice, non è indispensabile dire il nome del complice, d'accordo? A meno che, però, qui poi bisogna che la persona capisca, insomma, no? E non appaia la necessità di doverlo fare. In ogni caso, il sacerdote, con tutto quello che sente in confessione, è come se non avesse sentito quello che riguarda il penitente, così è come se non avesse sentito quello che riguarda il terzo, perché tutto quello che accade in confessione è assolutamente sigillato, cioè terminata la confessione, questo ricordatelo, che stiate tranquilli, il sacerdote non solo può, ma deve dire che lui di quello che è accaduto in confessione non sa nulla. Perché non sa nulla veramente, perché quello che è accaduto in confessione lui lo sa non in quanto essere umano, ma in quanto in quel momento sta agendo da ministro di Cristo e soggetto alla disciplina rigidissima del sigillo. D'accordo? Per cui potrebbe dire che sa quella cosa se fosse Gesù Cristo in persona. Siccome non lo è, non la sa, d'accordo? Ecco, è finito. Ecco.
Spero di essere stato chiaro. Diego chiede: buonasera, Don Leonardo, si può recitare l'eterno riposo per le anime del limbo, oppure per loro sono necessarie solo le messe in suffragio? Grazie in anticipo, nell'uno o nell'altro. D'accordo. Le anime del limbo non hanno bisogno di suffragi, perché i suffragi servono a... Allora, le anime del limbo, devo dire per correttezza ministeriale, perché qui non, a differenza dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, questo devo comunque farlo presente, il limbo non è una verità di fede allo stato attuale definita. Come altre volte ho detto, c'è qualcuno che neanche mette in dubbio l'esistenza, e anche se dal punto di vista dogmatico, l'ho approfondito in diverse catechesi, ci sono delle difficoltà legate ad alcuni pronunciamenti dei concili che, pur senza nominare il limbo, però fanno comprendere che qualche cosa che ne ha le caratteristiche sembra dover esistere. D'accordo? Tuttavia non c'è stato ancora un pronunciamento definitivo. Attenzione, né in un senso né in un altro, perché negli anni passati uscirono dei documenti, tra l'altro dalla Santa Sede, dalle commissioni teologiche. Quei documenti non hanno natura e valore di magistero della Chiesa, anche se sono autorevoli, quindi attenzione, uscirono a caratteri cubitali, titoli sui giornali, non esiste più il limbo, anche se qualche ministro, anche in alto grado nella Chiesa, durante un'omelia, per esempio, dovesse dire una cosa di questo genere, cioè un'omelia non è espressione di magistero infallibile né definitorio, no? Quindi un'omelia non è infallibile, ecco. Ok, quindi siamo sempre né in un senso né in un altro, quindi stiamo sempre cauti anche su queste affermazioni. Ok, le anime del limbo, supposto che esistono, non hanno altro danno che appunto la pena del danno, quindi l'impossibilità di accedere alla visione beatifica a causa della macchia del peccato originale. Ma per questo non esiste né l'eterno riposo, d'accordo, e né il suffragio, perché il suffragio non serve ad accelerare il processo di purificazione di un'anima che non ha solo la pena del danno, ma anche la necessità di doversi purificare, e i suffragi accelerano il processo di purificazione. In base a quanto si può ragionevolmente pensare, perché qui ci muoviamo sempre nell'ambito dell'opinabile, questo sia sempre chiaro, come dire, togliere un'anima dal limbo è l'operazione più semplice del mondo, insomma, no? Ecco perché basta, a mio avviso, le persone più qualificate a farlo, qualora si tratti per esempio di un bambino non nato per aborto spontaneo, o peggio ancora, insomma, non nato per la disgraziatissima mutilazione di un aborto volontario, i genitori che hanno da Dio il compito di portare un bambino al Signore e a fargli il dono gratuito del battesimo, perché il battesimo, per essere amministrato, richiede proprio la volontà dei genitori, sono le persone più qualificate per compiere un atto, magari una celebrazione di una messa ad mentem offerentis, e offrono quella messa chiedendo al Signore, oltre che ovviamente perdono se si tratta di un aborto volontario, altrimenti nulla, si tratta di un aborto spontaneo, che quella creatura, che comunque a loro appartiene perché era stata affidata a quei genitori, anche se non è venuto sul pianeta Terra, possa ricevere in maniera misteriosa, per i meriti di Cristo, subito gli effetti di quel sacramento del battesimo che gli avrebbero donato se fosse nato sulla Terra. Io personalmente, molto semplicemente, senza pretesa, come dire, di insegnare né nulla a nessuno, né di sostituirmi a chi è più grande di me, ritengo che una cosa, una preghiera di questo genere, non vedo perché Nostro Signore non dovrebbe accoglierla e accettarla, a maggior ragione, e questa non contraddirebbe in nulla, anzi ribadirebbe l'efficacia e l'importanza fondamentale del sacramento del battesimo, che è importantissimo, ecco, e non riceverlo o riceverlo non è la stessa cosa. Come dire, per accidens, l'esistenza, per ora presunta, anche se io personalmente ci credo, del limbo, contribuisce ulteriormente a confermare. Allora, proseguiamo la lettura delle domande, scorrendo un po'.
Rosa, Rosa chiede cosa significa rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Beh, certamente con il nostro Signore non abbiamo debiti economici, insomma, no? Che tra l'altro, se possibile, se mi posso permettere, fare debiti economici, a meno che non sia cosa imposta dalla necessità assoluta, perché la necessità non ha legge, sempre cosa, a mio modesto avviso, sconsigliabile, perché è sempre bene fare passi proporzionati alla gamba e non mettersi nei guai con i soldi. Questa è la prima cosa. Evidentemente con Dio non si hanno debiti economici, d'accordo? Ma si hanno debiti ben più gravi, che sono quelli dipendenti dai nostri peccati. C'è la parabola proprio del debitore spietato, no? Di cui parla Gesù quando Pietro gli dice bisogna perdonare 7 volte, 70 volte 7, perché il peccato sappiamo che offende Dio e quindi causa in noi un debito grosso, primo di chiedere perdono quando l'abbiamo commesso, è il primo debito, insomma, no? Quindi invocare la divina misericordia, e secondo, subordinato a questo, di riparare il peccato commesso, e terzo, di non commetterlo più. Ecco, perché il Signore rimetta questi debiti, chiede a noi, parabola del servo spietato ne è un'applicazione evidente, che non ci rifiutiamo di perdonare chi pecca contro di noi, chi ci fa qualcosa di male. E tra l'altro i numeri che Gesù usa, 10.000 talenti e 200 denari, lo dico sempre quando faccio l'omelia su questo Vangelo, sono numeri tali da far capire all'ascoltatore dell'epoca l'immensissima sproporzione che c'è tra i debiti che abbiamo verso Dio, che sono infiniti, e quelli che anche chi ci avesse fatto una cosa più grave nei nostri confronti non equivarrebbe mai in nessun modo al debito che anche la persona più santa di questo mondo ha nei confronti dell'Altissimo. E quindi chi non perdona le offese non riceverà il perdono da Dio. Questo Gesù è chiarissimo, se non perdonerete di cuore i vostri fratelli, Padre mio non perdonerà le vostre colpe. Truth for All dice: Ave Maria, differenza tra ammonire i peccatori e non dare perle ai porci. Non so distinguere quando è il caso di ammonire i peccatori e quando è il caso di non dare le perle. Ammonire i peccatori anzitutto è un'opera di misericordia spirituale, non è un obbligo, almeno non per un fedele laico. Diverso è la posizione di un parroco, d'accordo? Costituito in cura d'anime, per cui la situazione lì diventa un pochino più complicata. Ecco. Solo che ammonire un peccatore nel caso specifico, quindi agendo personalmente nei confronti della persona, è un'arte molto delicata. Quindi è un'opera di misericordia, significa che non esiste un obbligo sotto pena di peccato di farla, e quella va fatta a tempo, luogo, forma, modo, debito opportuno. Ecco, e non è una cosa semplice. Una delle prime cose, evidentemente, che distingue questa cosa qui è vedere se una persona è disponibile al dialogo, è aperta alla conversione, e quindi a ascoltare una possibile correzione. Ma poi farla è l'arte delle arti, perché il rimprovero diretto è cosa ordinariamente da sconsigliare. Non si può andare a dire a una persona in faccia, sbattergli in faccia personalmente: guarda, non fare questa cosa perché è peccato, perché 99 volte su 100, ecco, se va bene ti dà qualche rispostina, se va male ti manda in qualche paese proprio non molto edificante, e se va ancora più male fa peggio di prima per dispetto. D'accordo? Ecco. E non si danno le perle ai porci, nel senso che la cosa è leggermente differente, perché non si dà soltanto di ammonire i peccatori, perché la perla di cui parla Gesù è il dono del Vangelo. Parlare di Dio è raccontare le cose belle che il Signore ci ha insegnato, condividere le proprie esperienze di fede. Allora, questo non va fatto. Il cane, veramente Gesù completa: non date le cose sante ai cani e non gettate le perle ai porci. Lo diciamo anche nel nostro linguaggio comune, no? Cani e porci. Figurati
Cani e porci nella Sacra Scrittura sono animali immondi, uno simboleggia il peccato della lussuria, il porco, e il cane simboleggia, come tutti quanti sappiamo, il cane arrabbiato, no? Quindi l'iracondia, insomma, l'iracondia patologica. Allora, quando una persona si trova in uno stato di momentanea, totale chiusura all'accoglienza di qualche buona notizia, è chiaro che non bisogna dargliela. Si deve fare la predica muta della vita santa, si deve fare l'altra predica muta dell'amore, che questa la possiamo fare sempre, e si deve fare l'altra azione efficace della preghiera, non mettersi chiaramente a fare discorsi perché non si trovano le condizioni soggettive nella persona per poterle accogliere. Questo credo che possa bastare. Gianluca Verdolia, buonasera padre, ma se uno pecca sempre, il Signore si stanca di perdonarsi, si scoccia di noi, ma non è venuto per i peccatori. Certamente che Gesù è venuto per i peccatori, cioè, non è una cosa, come dire, opportuna usare questo, mi perdoni, questo linguaggio, no? Il Signore si scoccia di noi, il Signore non si scoccia, d'accordo? Il Signore non è un uomo che si scoccia. Ecco. Esistono però tra i peccati contro lo Spirito Santo due tipologie di peccati, appunto, che sono contro lo Spirito Santo perché significa che esprimono una chiusura radicale dell'uomo all'azione della grazia. Quindi non è che Dio si scoccia, ma è l'uomo che può mettere una barriera insormontabile alla Divina Misericordia, che sono l'ostinazione nel peccato e l'impenitenza finale. Dio perdona chi è pentito, d'accordo? Quindi, ma una persona che pecca ad occhi aperti, volontariamente, mortalmente, con piena coscienza, deliberato consenso, sapendo che quella cosa è una cosa grave e reiterando il peccato a tempo indeterminato, senza dare nessun cenno di miglioramento, capite subito che perdonare una cosa di questo genere a tempo indeterminato non è, come dire, esercizio della misericordia, ma sarebbe esercizio della stoltezza, cioè del farsi irridere e farsi prendere in giro in maniera blasfema da una povera creatura. Questo Dio non lo fa, d'accordo? L'altra cosa è l'impenitenza finale, che è il peccato di Giuda, che quando uno fino alla fine si ostina non soltanto non vuole riconoscere il male come male, ma si ostina a non rivolgersi, a non invocare la Divina Misericordia, che deve essere invocata per ottenere il perdono. Quindi, che Gesù sia venuto per i peccatori, l'ha detto lui nel Vangelo, insomma, l'ha detto San Paolo, Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi io sono il primo, ma evidentemente per salvare i peccatori che si lasciano salvare. Non per salvare i peccatori, che non gli importa assolutamente nulla di farsi salvare, ma al contrario, come dire, sfidano e provocano il nostro Signore in maniera grossolana, ecco, veramente sfidando la sua giustizia, no? Quindi non è questo il caso dei peccatori per i quali il nostro Signore, cioè, il nostro Signore è venuto anche per loro, d'accordo, ma evidentemente loro non sono in condizione di poter accogliere il dono di grazia che ci viene fatto. Buonasera, una domanda, dice Andrea Rosai. Se nella Chiesa esiste una gerarchia, perché quando il cardinale sarà prefetto del culto non viene eseguito per la comunione in bocca e in ginocchio? Allora, la domanda è posta in maniera un pochino, non è che se nella Chiesa esiste una gerarchia, perché la Chiesa è gerarchica, quindi nella Chiesa esiste la gerarchia, ma esiste oltre alla gerarchia anche la legge della Chiesa. Per cui non è che il primo che si alza la mattina, anche se è cardinale, prefetto per il culto divino, può imporre una legge a tutta la Chiesa. Il cardinal Sarà ha affermato, e io sono d'accordo con lui, non ho nessuna paura a dirlo, che, e questo l'ha affermato anche Benedetto XVI, anche prima di diventare Papa e da Papa, quindi, che a suo modestissimo avviso la forma migliore, più bella, più adeguata per ricevere il nostro Signore nell'Eucaristia, quella che meglio esprime in pienezza il culto esteriore ma anche interiore che è dovuto al nostro Signore, sia ricevere la comunione in bocca e in ginocchio.
è un parere autorevole perché è un cardinale e perché è il prefetto del culto divino, ma non è che espresso quel parere dall'oggi al domani diventa norma della Chiesa vincolante per tutte le conferenze episcopali del mondo che purtroppo hanno richiesto negli ultimi 40 anni decine di indulti alla Santa Sede, quindi a quella stessa congregazione che a nome del Papa glieli ha concessi. E quindi se la legge della Chiesa oggi prescrive che ordinariamente la comunione si riceve in bocca e in piedi, per concessione laddove sia stata fatta richiesta si può ricevere in mano, fermo restando il diritto del fedele che comunque lo desidera a comunicarsi in ginocchio, la legge della Chiesa attualmente è questa. Per cui se non viene modificata, ma dagli organi competenti e nelle modalità competenti, questa norma, tu puoi essere pure, potrebbe dirlo anche il Papa, d'accordo? Come opinione sua personale. Tant'è vero che Benedetto XVI aveva questa opinione personale. Opinione personale, Benedetto XVI la mise, la tradusse operativamente nel suo modo di distribuire la comunione, penso che tutti lo ricorderete, e anche, cosa che pochi sanno, dentro il Vaticano, fino a qualche tempo fa era ancora in vigore, anche con Papa Francesco, questo ve lo dico perché ne sono testimone, e quindi almeno fino a un paio d'anni fa, le ultime celebrazioni a cui ho partecipato, era tutto in vigore. Non credo che sia stata abrogata. Quindi Benedetto XVI proibì di distribuire la comunione in mano nelle celebrazioni pontificie in Vaticano. Se un sacerdote va a San Pietro, almeno fino a qualche tempo fa, questo ve lo dico con certezza, aiuta a distribuire la comunione, gli inservienti prima che vanno gli fanno così col ditino, gli fanno il gesto della bocca per ricordargli che la comunione in Vaticano devono darla soltanto in bocca. Poi che non lo facciano è un altro discorso, ma questa è la legge. D'accordo? Quindi altro è l'opinione di un principe della Chiesa, evidentemente opinione che deve essere ritenuta come autorevole, altra però è la legge della Chiesa. Quindi il cardinal Sarà non ha il potere di cambiare la legge della Chiesa da solo, perché questo potere ce l'ha soltanto il Papa. Ma anche il Papa non l'ha esercitato, anche un Papa che era dello stesso opinione del cardinale Sarà, perché non sempre, come dire, è possibile concretamente in certe situazioni muoversi in maniera così drastica, d'accordo? Perché adesso cioè, ci sono una serie di diritti, di abitudini che si sono ormai stanziati nel corso degli anni, che qualora per un processo ecclesiale che sia messo in moto venisse compreso che bisogna dargli una sistemata, questo certamente non si può fare con un colpo di spugna, questo è sicuro, questo qui. Cioè, il Papa potrebbe farlo, ma bisogna vedere se, cioè, il Papa può fare qualunque cosa, d'accordo? Perché il Papa è la suprema autorità nella Chiesa, per cui se il Papa mette nero su bianco una cosa, questo sì, non il cardinal Sarà, se il Papa mette nero su bianco una cosa, quella cosa è legge della Chiesa, è l'unico che può fare in qualunque momento qualunque cosa. Ma il fatto, ma cioè, capite, cioè, i papi non sono matti, d'accordo? Il fatto che tu possa fare qualunque cosa non ti esime davanti a Dio dal giudicare, dal valutare se una cosa che tu poni in essere è in quel momento opportuna, perché se tu vai a far succedere un finimondo per una cosa anche in sé buona che vorresti fare, quella cosa non la devi fare. Cioè, questo non aspetta a me certamente giudicare, fare il discernimento per il Papa, però, come dire, da piccolo uomo di chiesa, quale sono, l'ultima ruota del carro, che sono il parroco di una povera parrocchietta di un povero paese, però anche nel piccolo di un parroco queste sono cose che si devono certamente valutare, no? Quindi, comprenda Andrea che, ecco, la gerarchia esiste nella Chiesa, e come? Ecco, e la gerarchia opera in ordine al potere legislativo nella Chiesa attraverso le forme e le norme stabilite dalla Chiesa stessa. Non è che il primo che si alza la mattina fa una legge della Chiesa, anche se è cardinale, prefetto del culto divino, persona stimatissima, autorevolissima, insomma, ma comunque non è il Papa, e anche se fosse il Papa e avesse da solo quel potere, dovrebbe pregarci un po' sopra davanti a Dio prima di porre in essere
non solo questa, ma qualunque tipo di norma, valutandone l'impatto ecclesiale. Ecco, diciamo così. Truth for all si domanda: ma Satana e i demoni possono sentire i nostri pensieri? Qualcuno dice di sì, altri no. Come mai? Allora, numero uno, stiamo parlando di cose che non sono rivelate, quindi se il diavolo conosce o non conosce i nostri pensieri non è rivelato esplicitamente, d'accordo? Nella rivelazione. Quindi è un'opinione in ogni caso. Ecco. E come tutte quante le opinioni, sulle opinioni è legittima la divergenza di pensiero. D'accordo. Nella rivelazione ha rivelato che Dio conosce tutti i nostri pensieri, anche quelli che non conosciamo noi, tutti i nostri minimi movimenti interni, intenzioni, d'accordo? Tutto è proprio a giorno assoluto, è molto più a giorno che a noi. Noi possiamo ragionare e provare a decodificare che cosa il diavolo possa conoscere di noi. Il diavolo, sappiamo con certezza, i diavoli, che sono tutti quanti gli angeli decaduti, e gli angeli sono esseri enormemente più intelligenti di noi. Il principe degli angeli decaduti, questo lo sappiamo dalla tradizione, era il numero uno nell'esercito angelico, quindi non era Pinco Pallino. Quindi un'intelligenza che noi non ce la possiamo neanche lontanamente sognare. Perché San Tommaso d'Aquino, in questo diceva certamente il vero, affermava che il più scrauso degli angeli, quindi l'ultimo angelo appartenente all'ultimo coro, all'ultima gerarchia, è infinitamente più intelligente e più potente del più intelligente e potente uomo che sia mai esistito sul pianeta Terra e che mai esisterà. Quindi, ciò detto, sicuramente quello che possiamo affermare è che Dio non permette al diavolo di avere la cardiognosi, cioè la lettura delle coscienze, perché questo è un dono divino. È un dono che Dio ha permesso limitatamente, certamente, ad alcuni santi. Uno dei casi famosi è Padre Pio, che ti vedeva i pensieri e ti leggeva il cuore. Quindi è una prerogativa divina. Quindi certamente nessun angelo ha la possibilità di vedere i nostri pensieri alla stregua con cui li vede Dio. Questo è certo. Quindi, sto spiegando come si ragiona quando siamo dinanzi a una cosa non rivelata. Tuttavia questo è intelligentissimo ed è intelligentissimo, la sua intelligenza adesso la adopera per nuocere a noi, per portarci all'inferno, e lo fa, il volerci portare all'inferno, per il suo atto di sfida e di odio contro il nostro Signore Gesù Cristo, che si è fatto uomo come noi per salvarci. Allora è chiaro che per portarci all'inferno lui ci deve conoscere, e ci deve studiare, perché ci porterà all'inferno facendoci cadere. E deve conoscere i nostri punti deboli per farci cadere, e quindi ci deve studiare. Può sgamare molti dei nostri pensieri? Allora, vi dico che un sacerdote, quindi una persona intelligente, ma pensiamo oggi agli esperti in psicologia oltre ai sacerdoti, no? E conoscendo, avendo un pochino un impatto con una persona, un po' di esperienza anche, si fanno una piccola idea. E una piccola idea, ve lo dico anche sacerdote, che alla luce dei fatti poi non è molto lontana dal vero. Quindi se questo capita, quindi io non conosco i pensieri, d'accordo, però se una persona viene a parlare con me è un'idea, tu te la fai, perché ho quasi 50 anni e ho 16 anni di ministero e ho anche un minimo di formazione, d'accordo? Ma Lucifero ce l'avrà un po' più di me, d'accordo? Quindi dobbiamo pensare che molte cose lui le possa arguire con una certa facilità. Una cosa che è rivelata nella Sacra Scrittura, questo si vede per esempio nel libro di Giobbe, è che a volte, questo è un mistero, Dio gli rivela qualche cosa dei suoi progetti sui santi per dare la possibilità al diavolo di tentare di metterli alla prova. Questo è un grande mistero, questo. Ma non è una cosa che il diavolo fa, come dire, di sua propria e personale volontà, è una permissione divina. Ecco, questo è quello che si può affermare. San Tommaso d'Aquino, come dire, sostanzialmente, in maniera conforme a quanto ho detto, dice che i diavoli non conoscono i nostri pensieri, ma per la grande esperienza che hanno,
lui ha chiamato il dottor Angelico, quindi ha conosciuto abbastanza bene, ha descritto molto bene anche le nature di questi puri spiriti, per l'esperienza e per l'intelligenza che hanno, possono molto facilmente intuirli, noi diciamo nel parlare comune, sgamarli. Anche perché sanno certamente tutto quello che ci è accaduto di esterno, questo lo sanno tutti. Possono sapere tutto quello che ci è accaduto, eh? Quindi ricordandolo tra l'altro molto bene perché non hanno i problemi di memoria che possiamo avere noi. Gianluca Verdoliva scrive: Padre, ma se uno va in chiesa e parla davanti al tabernacolo, il Signore e Maria ci ascoltano, ma solo in chiesa la Madonna dice che è sempre con noi. Dio ci ascolta dovunque stiamo e dovunque gli parliamo, certamente Dio è sempre con noi, la Madonna è sempre con noi, d'accordo? Il problema è che noi non siamo sempre con lui. Nel tabernacolo, non è che Dio è presente nel tabernacolo e fuori del tabernacolo non c'è. I documenti della Chiesa dicono che la presenza di Gesù nell'Eucaristia è la presenza per antonomasia, è il massimo grado in questa terra di percezione della presenza di Dio che possiamo avere, perché quando stiamo davanti al tabernacolo c'è una porticina, ma dinanzi alla stessa persona di Gesù Cristo, così come si trova in cielo, in corpo, sangue, anima e divinità. Dio è sempre presente a noi e noi siamo sempre presenti a Lui per la sua onnipresenza, d'accordo? Ma non è che il corpo, il sangue, l'anima e la divinità stanno costantemente a fianco a me. Stanno però in tutti i tabernacoli del mondo e quando Gesù Cristo viene esposto, anche se oggi abbiamo perso un pochino di queste cose, noi lì veramente dovremmo starci con la fede di chi si trova dinanzi alla persona viva e vera di nostro Signore Gesù Cristo. Così come, cioè, che soltanto a messa si incontra il nostro Signore? No, ma certamente la messa è il luogo più elevato di incontro con il nostro Signore, così come la Santa Comunione, no? Simona Sestini dice che cosa significa consacrarsi al cuore immacolato di Maria. Consacrarsi al cuore immacolato di Maria, quando una cosa è consacrata, questo lo sappiamo tutti quanti, no? Se una cosa è consacrata vuol dire che si dice che quella cosa non è più profana, ma appunto consacrata, quindi non appartiene più a chi ce l'ha, ma a colui a cui viene consacrata. Faccio un esempio. Se io consacro il calice con cui dico la Santa Messa, se io prendo quel calice, me lo porto in cucina e ci metto un bicchiere di vino e me lo bevo mentre sto mangiando, non si può fare. Perché una volta che il calice è consacrato, in quel calice, io quel calice posso usarlo soltanto per celebrare la Messa e soltanto al fine di consacrare il vino perché diventi il sangue di Cristo. Farne quest'uso limitato. Quindi una cosa consacrata è cosa che appartiene a Dio. Consacrarsi alla Madonna significa che io desidero mettere la mia vita sotto la custodia, sotto la protezione, sotto in un certo senso la proprietà della Madonna. Perché? Perché ne riconosco anzitutto la necessità e l'importanza per essere difeso dai miei nemici della mia salvezza, che sono i diavoli, perché la grazia di Dio sia in me, perché sia custodita, eccetera, eccetera. Quindi è un atto di culto, un atto con cui si riconosce che la Madonna è importante, meglio ancora, necessaria per il nostro cammino verso la salvezza. Lo si fa con un atto di volontà. Questa è quella consacrazione, diciamo così, basilare, molto molto semplice, che la Madonna ha chiesto a Fatima e che diciamo che può essere fatta da ogni battezzato, certamente purché sia una persona che si sforzi di vivere in grazia di Dio. Cioè, una persona che fa il peccatore volontario, cioè che ti metti a consacrarti al cuore immacolato di Maria. È chiaro che una persona non è che deve essere impeccabile a fare la consacrazione al cuore immacolato di Maria, altrimenti non la fa nessuno. Però deve, come dire, avere nel cuore il desiderio di vivere in grazia, perché la consacrazione al cuore immacolato di Maria serve per custodirla, la grazia di Dio, se ce l'hai, d'accordo? Ecco, che ci fai? Ci sono poi dei gradi di consacrazione, perché nei gradi di consacrazione, diciamo, superiori, c'è anche quell'altro aspetto della consacrazione, quindi cioè siccome io desidero appartenerti, desidero con il tuo esempio, con la tua intercessione, con il tuo aiuto, però impegnarmi sempre di più in una sempre maggiore cammino di santità che comporti anche
il compimento di una serie di atti nei confronti della Madonna, di devozione nei suoi confronti, eccetera, eccetera. Queste poi sono le consacrazioni un pochino più impegnative. Magdaxel chiede come mai nella Chiesa ci sono così tanti martiri e Dio alle volte, vista la cattiveria umana, non dona una morte un po' più serena a quelli che seguono Cristo. Magdaxel, quindi, cioè, quello che Dio fa, questa domanda, non è una domanda molto ben posta, d'accordo? Perché quello che Dio fa lo capiremo nell'altro mondo. Ecco, quindi il martirio è un grandissimo onore, per cui tutti i cristiani, fermo restando la comprensibile umana paura dinanzi al martirio, ma nella fede che durante il martirio è Gesù che combatte in noi e per noi, tutti dovremmo considerare il martirio come la massima aspirazione possibile. Come era negli tempi del cristianesimo, tutti desideravano morire martiri. Cioè, quando qualcuno c'era là, diceva quello è un graziato, perché si può presentare dinanzi al nostro Signore restituendo quello che ha ricevuto, restituendo sangue per sangue, insomma, no? Quindi, quando Dio dispone o permette un martirio, è dono grande per il martire, è dono grande per la Chiesa, è dono grande per molti peccatori, che saranno certamente aiutati anche da quel sangue che certamente si fonde con il sangue di Gesù, da cui evidentemente trae valore. Manuele Breno 82 dice: come presbitero si imbatte spesso in domande del tipo dove è Cristo nella sofferenza e se è così buono perché la permette, specie ai giovani, come si risponde a tali domande? Ma guardi, io la invito, per chi non sapesse, io ho un account su Twitter anche, dove su Twitter si twittano delle frasi, come dire, brevi e ad effetto, no? Diciamo così, vada su Twitter, così invito anche tutti quanti voi presenti, a leggere la risposta che ho dato a questa domanda in quattro righe di questa sera. La risposta si intesa in questo modo: nessun male di nessun tipo e di nessuna forma viene da Dio. I mali vengono dal diavolo e da noi. Punto. Quindi Dio sul banco degli imputati non ci si deve mettere, d'accordo? Perché Dio dal male tira fuori il bene, ma il male l'abbiamo creato purtroppo noi, prima di noi l'ha creato il diavolo. Miori Amelia dice: la massoneria è nemica della Chiesa. Evidentemente sì, c'è ancora la scomunica, insomma, non è compatibile l'appartenenza alla massoneria e al tempo stesso alla Chiesa. Daphne 1796 scrive: come mai negli scritti della Emmerich si legge che la mamma della Madonna era ancora viva quando si sposò la figlia, mentre negli scritti della Valtotta si legge che Satana morì prima. Allora, gli scritti della Emmerich, penso che dovrebbe sapere, ecco, sono, a parte il fatto che qui si tratta sempre di rivelazioni private, quindi le rivelazioni private vanno sempre prese come rivelazioni private e non come oro colato. Uno. Tutte, comprese quelle verso le quali ci sentiamo particolarmente inclinate, che ci hanno particolarmente colpito, insomma, quindi non devono essere però fonte che va a sostituirsi al cuore della nostra fede, che è la fede divina e cattolica, come ci ha insegnato la Chiesa. Questa come premessa. Secondo, le rivelazioni della Emmerich è noto che sono ampiamente purtroppo inattendibili perché oggetto di alterazioni documentate da parte dei redattori materiali. Quindi altro è quello che la Emmerich ha visto e ha detto, altro è quello che è stato scritto spesso e volentieri. Per cui purtroppo è certo proprio che questa fonte sia purtroppo stata inquinata non per volontà della mistica, ma di chi era incaricato di redigerne e estenderne il pensiero. Claude Belfiore 762 dice: se una persona consapevole giura su Dio di non fare qualcosa, poi può far sciogliere tale giuramento. Questo dipende, non si può rispondere a questa cosa qui a priori. Va dal suo confessore o dal suo parroco. Spiega bene la situazione concreta, cosa è successo, cosa e perché lo ha fatto,
e poi gli dirà lui stesso quello che è possibile fare. Chi ha la possibilità di sciogliere dal giuramento è appunto di sciogliere eventualmente da un eventuale giuramento, se è opportuno, è il parroco, in certi casi anche chi è più grande del parroco, poi gli spiegherà tutto quanto lui quando ci va a parlare. Cristo, insieme a tutte le anime che muoiono, sente su di sé il loro dolore per espiare a loro. Portò il calice amaro su di sé, altrimenti non si salva nessuno. Dio salva anime, ecco dov'è. Guardi, questa domanda mi dispiace, ma purtroppo non è tanto chiara. Andiamo a vedere l'ultima, che manca 1 minuto e 44. Luigi Bevilacqua, buonasera. Un altro peccato mortale commesso per ignoranza, tipo rubare, impurità varie o addirittura. Boh. Allora, un peccato mortale, i peccati commessi per ignoranza, quando l'ignoranza è incolpevole, non possono essere mortali. Potrebbero essere oggettivamente gravi, ma non mortali, perché un peccato per essere mortale ha bisogno, oltre che della materia grave, della piena avvertenza e del deliberato consenso. Certo, insomma, che uno non abbia la coscienza che rubare sia peccato, o che l'impurità, specialmente una persona che è battezzata e che ha fatto catechismo, insomma, sia peccato, è una cosa, insomma, teoricamente possibile, ma molto difficile, credo, a realizzarsi, quindi è un'ipotesi più di scuola che reale. Bene, vedo che le domande ho scorso un attimo, sembra che siano quasi esaurite, ci abbiamo ancora 38 secondi, così possiamo fare i saluti con calma. Ci vediamo alla prossima, quindi, che sarà o lunedì prossimo o tra 2 lunedì, a seconda di come mi si mettono un pochino delle cose inerenti alle attività di questo tempo estivo. Una santa notte, una mia benedizione a tutti. Ave Maria.